Benvenuti alla solita puntata di conversazione di fotografia. Ho ricevuto una serie di sollecitazioni che mi invitano stasera a parlare, anticipare quello che potrebbe essere il racconto fotografico. È un linguaggio fotografico, ovviamente, ma la fotografia, tutta la fotografia in sé, è sempre un racconto. Per esempio, torniamo dal viaggio, dalle nostre vacanze, no? Scegliamo le foto migliori del nostro viaggio, creiamo un piccolo racconto per farlo vedere ai nostri amici e ai nostri cari. La scrittura, la lettura verranno quindi per immagini, osservando regole diverse e chiavi di interpretazione anche diverse. Utilizziamo qualche appunto di Sergio Vollono per entrare inizialmente in un discorso alla portata di tutti. Bene, così facendo è come se noi scrivessimo un racconto, è come se uno scrittore volesse comporre un romanzo, scegliesse prima le parole, una lista finita di parole che gli sembrano belle, accattivanti, stilisticamente perfetti, e poi procedere per utilizzare e comporre le frasi, i periodi, i paragrafi, i capitoli. Insomma, creare un racconto fotografico, sostiene Vollono, è come scrivere un racconto o un libro. Bisogna avere primo il tema, qualcosa da sviluppare, qualcosa da almeno abbozzato che potremo poi sviluppare. Quindi pensiamo per esempio a un viaggio in una bella città, magari all'estero, e subito dobbiamo fare alcune considerazioni di natura logistica. Probabilmente questa città non sarà una meta facilmente raggiungibile, o non è nemmeno nelle nostre opportunità, e quindi dovremo cercare di concentrare un po' di giorni per realizzare questo nostro lavoro. Potremmo prendere per esempio una città importante, Roma, e decidiamo che il nostro racconto possa essere dedicato ai palazzi di Roma, ai romani, insomma alla gente, ai monumenti. Abbiamo deciso insomma un tema ed è il primo passo. Poi dovremo chiederci: ma a chi va questa nostra storia? Per chi è questo racconto per immagini? Beh, è importante perché dalla scelta, ovviamente, dalla risposta a questa domanda verranno fuori delle scelte che paiono banali, ma che banali non sono. E poi dovremo anche chiederci per questo lavoro cosa ci portiamo, che attrezzatura, con quale strumento racconteremo la nostra storia, sarà una storia a colori o una storia in bianco e nero. Intanto, per sgomberare un po' il campo, cominciamo a fare una distinzione tra quello che possiamo considerare reportage e quello che potrebbe essere un racconto fotografico. È chiaro che il reportage insiste quando abbiamo da riprendere un fatto contemporaneo che potrebbe essere oggetto anche di documentazione, un servizio giornalistico, un'inchiesta, una documentazione di realtà, una sorta di reportage, quell'opera che documenta il fatto storicamente identificato, un fatto di cronaca. Il concetto di reportage quindi è legato al concetto di attualità e di documentazione. Dicevamo prima, facciamo ovviamente un racconto reportage sui monumenti di Roma, cercando di poi farli vedere alle persone a cui li abbiamo destinato, e avremo ovviamente anche alcuni commenti storici che dovremo fare su questo o quest'altro documento, anche per rendere partecipi e per coinvolgere, far conoscere. La conoscenza è importante, anche questo nostro lavoro.
Questo è un conto, poi potremo fare invece un racconto fotografico che non è necessariamente legato all'attualità né alla necessità di documentare. Il racconto fotografico può essere anche documentazione senza attualità, come può essere anche non documentazione vera e propria, bensì ricostruzione, libera invenzione, fantasia. E non si può dare distinzione al racconto fotografico, al reportage, né un valore che può dargli e conferirgli dei giudizi. Diciamo che dovremmo analizzare e caratterizzare le opere che entrambe le parti vengono ad essere rappresentate. Uno dei problemi che oggi si può sottoporre, anche se è fittizio, quella storia dell'analogico digitale, che fa parte della ricerca dell'attrezzatura. Se scegliamo una macchina, per esempio, di tipo analogica, dovremmo fare un ragionamento sulla pellicola. Quanti ASA o ISO, colore bianco e nero, quanti rulli. È ovvio che con una pellicola da 400 ASA potremmo lavorare bene, anche perché potremmo avere ovviamente delle immagini con risoluzioni molto alte, grana buona, e potremmo portare, anche se dovessimo lavorare in interni o modificare impostazione della macchina, un rullo da 800. Beh, invece se dovessimo lavorare col digitale dovremmo giocare con la sensibilità ad ogni singolo scatto. Potremmo avere costi, rapidità di visualizzazione e scarto degli errori a nostro favore, perché come ben sapete col digitale queste cose sono velocissime e immediate. È ovvio che dovremmo anche costruire poi una sorta di storyboard all'interno del quale poi collocare e definire le nostre scelte. Ma non vorrei entrare, ringraziamo anche ovviamente Avellone, ma non vorrei entrare nel merito solo delle cose che sono più tecniche, anche perché la tecnica insomma è patrimonio dell'umanità. Invece sappiamo che noi possiamo individuare in questo periodo una fotografia nomade, laica, addirittura con la perdita della nitidezza dell'immagine, quindi della sicurezza. Il percorso della fotografia astratta, come ben sappiamo, inizia con la scelta delle avanguardie, che usavano questa particolare vocazione della fotografia per indagare sul concetto, la sensazione, il riporto, anche perché poi la fotografia viene abbondantemente usata da artisti concettuali degli anni, fine anni 80, inizi anni 90, soprattutto anche nella post-produzione, in cui c'è una forte elaborazione che può in qualche modo presupporre a un uso probabilmente artistico. E all'interno del lavoro, del racconto, c'è chi a un certo punto si riappropria della, dicevo prima, funzione documentaria della fotografia, anche se poi pone accenti di natura autobiografica o antropologica o sociologica. Insomma, utilizza la fotografia come uno strumento di indagine sul sviluppo del territorio, sulla natura, sull'ambiente o sulle tematiche della società urbana, cercando ovviamente di mettere in fuoco quelli che sono i cambiamenti dei suoi scenari. E passiamo anche dalle fotografie di realtà a quelle di fiction o della messa in scena. E adesso, grazie all'amico Alberto, preziosissimo come sempre, vediamo un racconto fotografico che è titolo Cambiamento di rotta, e che è un'anteprima di un lavoro che presenteremo e che avrò l'occasione di presentare in Arcevia dal 16 di agosto.
Ed ecco, qui c'è una sorta di coabitazione con la fotografia, che la fotografia viene liberata da luoghi comuni attraverso altri linguaggi. Questo è un linguaggio dove principalmente viene cercato lo spazio, all'interno dello spazio mettere a punto delle coordinate, che sono delle coordinate come in questo caso, no? Che rifiutano ogni tipo di collegamento con ambientale, proprio per ritagliarsi, crearsi uno spazio immaginario. Ed è un linguaggio incredibile. Questo per esempio è un albero magico che poi in realtà è un grande albero, e nella natura si trovano le cose più importanti, più vere, dove tutto quanto gioca sulla centralità. Ma in realtà qui è stato fatto questa ricerca per potenziare il livello comunicativo. Sono performance, immagini, che in qualche modo rifiutano un contesto per fissarsi, concentrarsi sull'obiettivo. Anche perché le immagini cercano sempre, nel rivenimento della memoria, il proprio vissuto, una sorta di condotta autorivelativa, e che trasmette le proprie esperienze. Qui c'è anche da dire che queste sono immagini che sono state realizzate in epoca Covid, quindi c'è anche questa sorta di snapshot della fotografia, che non è solo lo voyeurismo dello sguardo, no? Ma un modo per portare alla luce modelli comportamentali e simboli della generazione contemporanea. È una sorta anche di disfacimento di quello che è un tessuto che in qualche modo è stato, cui stato d'animo è stato amplificato, coinvolto e anche modificato da quello che è stata questa pandemia. E questa pandemia è stata anche un po' pretesto, questo passaggio incredibile e drammatico, per in qualche modo rivedere una serie di un'interazione continua di mutevoli significati della nostra esistenza, dove, come sostengo sempre, la fotografia ha una parte di rabbia. Bene, tutto questo, ovviamente, di tutto questo ne riparleremo. E io vi lascio con questo bosco incantato, questo bosco che poi non è stato incantato da nessuno, ma è stato incantato ovviamente da questa presa diretta, da questo sguardo, da questa volontà di trascendere, trasformare. Grazie e alla prossima puntata.